Ciao ragazzi, oggi ci troviamo qua in balcone dove magari vi ricorderete vi avevo già presentato alcuni dei miei piccoli generatori eolici, davvero piccoli perché sono in miniatura e appunto oggi vi spiegherò come costruire un generatore eolico a nastro. Quindi seguite il video e vi spiegherò passo passo i vari componenti necessari. Bene ragazzi, come avrete intuito dal titolo, quello che utilizzeremo oggi sarà appunto una videocassetta, diciamo, vietata ai minori di 18 anni, che io ho opportunatamente censurato in modo da non avere rotture di palle da YouTube. E quindi apriamo la videocassetta e la tiriamo fuori. Non sto qua a spiegarvi come si smonta una videocassetta perché è davvero banale, basterà appunto rimuovere tutte le viti che ci sono in tutti i buchi e quindi apriamo la cassetta e all'interno ci saranno appunto i nastri con il nastro magnetico all'interno. Allora, per il momento li mettiamo con molta cautela da parte senza rovinarlo. E il secondo componente di cui avremo bisogno sarà un comune hard disk da computer, quindi quegli hard disk fissi, vecchi, abbastanza vecchi. Appunto dovremo cercare di trovare hard disk o che non usiamo più, o comunque se andiamo in qualche negozio di informatica sicuramente ce li regaleranno. Infatti questo hard disk me l'hanno regalato perché si tratta di un 2 GB che praticamente nessuno utilizza più e quindi me l'hanno ceduto così gratuitamente. E dobbiamo stare ad aprire sempre qua togliendo tutte quante le viti e il risultato che otteniamo sarà questo. All'interno ci sarà appunto il disco che gira e il braccetto che scrive sopra i dischi e li legge. Appunto, i componenti che dovremo utilizzare oggi sarà semplicemente questo componente qui, che sono dei potentissimi magneti al neodino, e questo braccetto che si muove, alla fine del quale, qui dentro adesso non si vede, c'è un avvolgimento di rame. Beh, il procedimento che dovremmo fare ve l'avevo già illustrato una settimana fa nel video precedente, che si intitolava come trasformare un hard disk in un altoparlante, e quindi riciclo lo stesso passaggio, che dura neanche 30 secondi, in cui vi spiego come saldare questi due piccoli fili che erano dell'auricolare al braccetto. Allora, questo qua è il circuito della bobina e possiamo vedere, eccoli qua, li vedete questi due piccoli fili? Questi due fili che sembrano dei capelli, questi qua sono i due fili che poi vanno a tutti arrotolati attorno a questa bobina. Vedete che partono da lì? Perfetto. Noi dobbiamo saldare questi due piccoli cavetti. Il lavoro che ho fatto, questo filo verde prosegue fino al punto che vi dicevo prima. Come vedete è saldato all'altro piccolo filino color rame. L'altro invece adesso è assente perché l'ho saldato direttamente. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Sarebbe questo qua. Bene, una volta saldati appunto questi due piccoli cavetti, dobbiamo smontare il motore e quindi iniziamo subito togliendo il circuito che c'è dietro, quindi sempre con un cacciavite togliamo le viti che ci sono posteriormente. Procediamo a togliere anche i dischi, quindi ci sono una serie di viti qua sopra. Bene, dopo aver tolto i dischi il risultato che ho ottenuto è questo. Qua abbiamo il motore dell'hard disk, comunque lo terrò da parte perché è un motore brushless davvero potente e lo utilizzerò magari per un futuro progetto. E invece quello che noi interessa appunto saranno mantenere integri questi componenti, appunto il braccetto dell'hard disk e i due magneti. Dal momento che sono montati davvero saldamente sopra tutto questo blocco di alluminio, ho pensato, invece di smontarli e rimontarli sopra un altro componente, o cosa faccio? Prendo un pennarello indelebile e decido quale parte di questo blocco di alluminio salvare e il resto lo taglierò via con un flessibile. Quindi ho praticato qua delle linee nere che poi seguirò nel momento del taglio, le ho replicate in maniera più precisa, visto che la lama che utilizzerò sarà una lama abbastanza netta, appunto seguirò delle linee nette. Quindi tracciamo delle linee che seguono appunto le parti che vogliamo salvare dell'hard disk. Adesso andrò di là con il flessibile, se non avete un flessibile potete comunque utilizzare tranquillamente una sega per il metallo a mano, ci metterete un po' di più, ma non è impossibile. Quindi seguiamo via i componenti che ci interessano. Il risultato ottenuto sarà appunto questo. Abbiamo staccato un pezzo dell'hard disk, questo con il motore lo mettiamo da parte, e quello che utilizzeremo oggi appunto sarà questo con
il magnete e adesso lo rimontiamo assieme, ci sarà il braccetto e l'altro magnete. Devi avvitarlo con un cacciavite a taglio, in questa maniera rimane centrato e riuscirà ancora a muoversi bene, perché qua è presente un cuscinetto a sfera, e poi prendiamo l'altro magnete e molto semplicemente rimane attaccato con la sua forza di attrazione, quindi non ha bisogno di viti o di cose strane. Quindi adesso lo facciamo scattare ed è posizionato e il braccetto si muove ed è molto più compatto di prima, che era davvero ingombrante. Bene ragazzi, per finire l'ultimo componente di cui abbiamo bisogno saranno due assi di legno, in questo caso erano due doghe del letto, e la lunghezza di questi assi è 1 metro di lunghezza per 6 centimetri di spessore. Di larghezza, scusate, quindi 1 metro per 6 centimetri, lo spessore non è importante, e quindi procediamo con il montaggio. Dovremo prendere il pezzo di hard disk che abbiamo modificato prima e dobbiamo posizionarlo all'estremità di una di queste asti, diciamo pressoché in questa maniera, in modo tale che il braccetto sia, diciamo, parallelo all'andatura dell'asse, ovvero vedete il braccetto punta esattamente nella stessa direzione dell'asse. Come vedete ho posizionato appunto questa vite con la testa nera e poi c'è un'altra vite piccolina che adesso magari non si vede, in modo che tenga perfettamente saldo il tutto, e come vi dicevo prima, appunto questa freccina della punta dell'hard disk punta esattamente, è parallela all'andatura dell'asse e può muoversi sia leggermente in alto che leggermente in basso, quindi è abbastanza libera di movimenti. Il passaggio successivo che dovremo fare appunto sarà prendere altri due pezzi di legno un po' più piccoli. Dovremo appunto prendere ad esempio questo lato qua, quindi dall'altra parte dell'asse, prendere un blocco di legno e avvitarlo dietro, sia da questa parte che anche all'altra estremità, in questa maniera. Le ho applicate molto velocemente con dei chiodi, come potete notare dietro, e facciamo la stessa cosa, applichiamo un'altra asse uguale, quindi una doga del letto, in questa maniera, messa naturalmente un po' meglio, diciamo così, lasciando tra un'asse e l'altra, quindi guardate questo dito, tra un'asse e l'altra lasciamo giusto 2 centimetri, 1,5 centimetri, 2 centimetri. Quindi dovreste aver ottenuto una cosa molto simile a questa, quindi due assi attaccate insieme e poi a questa estremità il pezzo dell'hard disk perfettamente centrato tra le due assi. Il passo successivo appunto sarà tornare a prendere i nostri preziosissimi nastri, quelli vitati ai minori di 18 anni, e tagliare. Quindi prendiamo il nostro nastrino e adesso lo appiccichiamo provvisoriamente adesso con dello scotch, giusto per vedere se funziona. Se poi vediamo che è posizionato bene, prendiamo della supercolla e appiccichiamo meglio appunto sopra la nostra testina dell'hard disk il nastro. Per bloccare il tutto, che cosa ho fatto? Praticamente, allora, ho messo, notare qua, ho messo semplicemente, vediamo se riesco a toglierlo. Allora, c'è un chiodino che lo ferma, infatti, come potete notare, ho fatto un buco nel legno e poi ho fatto tanti altri piccoli buchini qua, in modo tale che scegliendo il buco che voglio, vedete, posso tendere o lasciare più molle il filo a seconda della necessità. Quello che ho notato io è sostanzialmente che non deve essere completamente teso, deve essere, diciamo, la tensione deve essere abbastanza molle. Bene, una volta capita la tensione della cinghia, che come potete vedere è abbastanza molle, si può già notare che quando l'aria passa attraverso la fessura la cinghia vibra, le vibrazioni verranno poi trasmesse a questa bobina di rame, che appunto compierà questo movimento andando su e giù e facendo un cambio di campo magnetico, quindi producendo elettricità. Al momento qua fuori adesso è buio, quindi anche se lo facessi in balcone ora non c'è vento e poi non si vedrebbe nulla, quindi ci spostiamo di là e vi faccio vedere molto velocemente con un ventilatore simulando il vento. Quindi ho posizionato qua per terra un ventilatore e siamo pronti a testare il tutto. Quindi prendiamo la nostra cinghia e la posizioniamo qua davanti.
Naturalmente, voi direte adesso c'è tanto vento, possiamo anche diminuire la velocità, quindi adesso siamo su velocità 3, la mettiamo su velocità 1. Possiamo notare infatti che la cinghia diminuisce di velocità, il LED forse ha perso leggermente un po' di bagliore, come potete vedere, però comunque funziona lo stesso. E le vibrazioni comunque sono abbastanza violente, come potete notare, anzi forse con meno vento riesce a compiere delle vibrazioni più complete. Il mio consiglio potrebbe essere appunto quello di posizionarlo vicino agli spiragli dove ci sono gli spifferi delle porte, quindi magari quando lasciate socchiusa una porta posizionate questa apertura vicino a questo spiraglio e sono sicuro che riuscirete a prendere molta 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 più corrente. Ogni singola emozione di questa partita storica che così cresce.